Bentornati all'appuntamento con Quarta di Copertina, la rubrica Cultural Libraria di Valsangone Network TV. Oggi appunto è con noi Patrizio Righiero. Ciao Marco. Patrizio è scrittore, giornalista, direttore di Vita Diocesana Pinerolese e responsabile della comunicazione sociale della diocesi di Pinerolo, appunto. Ha alle spalle, all'attivo, una ventina di titoli pubblicati, l'ultimo dei quali è questo Gli ultimi giorni del mondo, edito nella collana I Faggi da Marco Valerio, e che porta l'autorevole prefazione di Paolo Gulisano, medico scrittore, che è uno dei principali esperti italiani di fantasy e di fantastico. E il libro di Patrizio, in modo del tutto peculiare, proprio in questo genere, può essere iscritto. Partiamo quindi con la prima domanda. Il sottotitolo del libro recita in modo programmatico 100 racconti in 100 parole. Quindi la sfida, la natura dei racconti che compongono questo libro è immediatamente dichiarata, no, nel titolo. E i temi sono, in modo quasi anticipatorio, perché il libro è di dicembre, molto sintonici con il tempo che stiamo vivendo. Ma prima di entrare nel merito, un elemento sulla tecnica, questi drabble, questi racconti in 100 parole. Di che cosa si tratta, Patrizio? Dunque, è una tecnica che è stata codificata nel Regno Unito, che richiede alcune caratteristiche, impone alcuni limiti, alcuni paradigmi che vanno rispettati affinché il racconto sia un drabble. Perché, per capirci, può esserci un racconto scritto in 100 parole che non è un drabble, e invece il drabble ha delle peculiarità. Innanzitutto è nato in ambiente fantascientifico, quindi deve avere un elemento o di fantascienza o fantastico. E deve essere poi un racconto, cioè deve essere un racconto compiuto, non è una riflessione, non è una poesia, non è una considerazione, ma deve contenere una trama che prevede un'introduzione, un'apertura, uno svolgimento e una conclusione. Nel cosiddetto drabble perfetto, la conclusione ribalta il significato o le aspettative create dalla prima parte del racconto. Ovviamente in 100 parole questo richiede, insomma, di rispettare esattamente, ecco, gli spazi. 100 parole vuol dire anche che le parole unite da un apostrofo sono due. E alcuni, insomma, più tolleranti accettano le 97 o le 103, ma in questo libro sono tutti esattamente di 100. Quindi i racconti possono, come abbiamo un po' già anche detto e come ben più autorevolmente di me ricorda Gulisano nella prefazione, rientrano nel genere del fantasy scientifico e hanno un'intensa densità filosofica. Hai fatto la scelta di questo genere perché pensi che solo attraverso questo genere possa essere detto quanto tu ritieni fondamentale trasmettere? Mi piace questa domanda perché mi ricorda Lewis che rispose in questo modo quando gli chiesero perché aveva scritto le cronache di Narnia. Lui disse appunto che ci sono alcune cose che vanno raccontate con un genere proprio. In questo caso la tematica soprattutto escatologica della fine, no? Della fine di questo mondo o di tanti piccoli mondi, perché poi i racconti parlano di piccoli mondi e anche del grande mondo. In ambiente, diciamo, in teologia cristiana si parla di escatologia. Certo, raccontare e rendere accattivante l'escatologia è molto difficile, per cui o si fa un manuale tecnico di studio e quindi inaccessibile ai più, oppure attraverso la narrazione. La narrazione che è un proprio anche biblico, perché fondamentalmente la Bibbia è una narrazione. È stato un po' abbandonato anche dalla teologia a favore invece dell'aspetto più speculativo. Io ho provato a rimettere in gioco questa dimensione narrativa, per cui queste cose, queste tante fine del mondo e il destino dell'universo, ecco, sono tematiche veramente enormi, ma che stanno tornando di attualità. Del resto, quando io ho cominciato a scrivere questo libro non si parlava, cioè non c'era neanche
il sospetto, ecco, di quello che sarebbe potuto accadere riguardo appunto alla pandemia e coronavirus. Però sicuramente negli ultimi anni c'è stato un rinnovato interesse per le tematiche scatologiche, e io ho provato ad affrontare questa tematica attraverso questa tecnica e attraverso dei racconti. Nei vari racconti, che ovviamente invitiamo a leggere, a rileggere, perché poi è sempre un utile esercizio per dire di aver letto qualcosa veramente, bisogna tornarci magari sopra qualche volta in più, questi 100 racconti di 100 parole, poi c'è anche qualche extra che largheggia, diciamo, ci sono contenuti extra come nei DVD, che uno quando ha preso il piacere dei primi 100 giustamente vuole ancora un'ulteriore opportunità, e questo libro gliela offre. Lo hai già detto un po' prima riferendoti all'escatologia, e quindi torniamo sul punto. La questione di Dio qui è molto presente, no? È presente. Sembra una cosa molto lontana da questo linguaggio, da questo stile, almeno per chi lo considera in modo forse non così approfondito. La domanda quindi diventa, allargando lo sguardo un po' a tutta la narrazione possibile, c'è spazio in tutti i generi, in tutti i linguaggi per il senso religioso? Assolutamente sì, io ne sono convinto. In questo libro in particolare ci sono alcuni racconti che sembrano esulare completamente, perché fanno riferimento magari ad altre opere di fumetti, di film, opere letterarie, Asimov su tutti, ecco, per dirne uno. Però lo schema del libro già dà un indizio, perché comunque è suddiviso 33 più 33 più 33 più 1, e quindi chiaramente il riferimento alla Divina Commedia è chiaro. Non solo, il riferimento è al percorso biblico, per cui si inizia dalla Genesi, si termina al 99esimo con l'Apocalisse, e il 100esimo non lo dico, altrimenti rovino la sorpresa. Sicuramente la questione di Dio è presente, è possibile raccontarla con qualsiasi genere letterario. In questo caso si presta molto bene ad affrontare alcune tematiche radicali, nodali. E credo che si presti anche bene a lanciare la sfida per riflessioni teologiche che forse sono appena state iniziate. Penso ad esempio al rapporto fede-scienza in ambito astronomico, di destino dell'universo, di comprensione dell'universo. Uno dei, diciamo, delle persone con cui mi sono confrontato prima di dare alle stampe il libro, e il direttore della Specola Vaticana, che ha scritto un libro veramente stimolante che si intitola Battezzeresti un extraterrestre, il quale ovviamente lancia questa provocazione, questa sfida alla teologia, ma anche alla scienza, no? Che sono due discipline che faticano un po' a dialogare tra di loro, e invece se avvicinate possono effettivamente stimolarsi reciprocamente. Il racconto in più inserisce in questa dialettica, che potrebbe sembrare aridamente culturale, la dimensione dell'appassionamento, della trama, della voglia di sapere come va a finire, ecco. Per cui la fabulazione, ecco, se vogliamo. Io credo che questi tre elementi possano aiutarci a capire, avvicinarci al mistero di Dio con più ricchezza, con più strumenti. Bene, tra l'altro facciamo uno sguardo di insieme, perché è particolare l'abito con cui ti sei presentato a noi, quindi vale la pena di essere visto. Se si vede la... Sì. È in tema. E la tuta, sì. Finché è stato possibile fare presentazioni dal vivo, abbiamo organizzato le prime presentazioni anche con l'editore, con quest'abito, quindi in abito d'astronauta, perché molti dei racconti sono ambientati nello spazio. Anche la copertina del libro, tra l'altro, è stata studiata con questa immagine. C'è questo astronauta che ha le mani sul pianeta. Ovviamente può essere letta in due sensi diversi. Da una parte il desiderio di appropriazione, quindi l'uomo che cerca di impossessarsi, di dominare il pianeta, e dall'altro invece di protezione, quindi la scienza, la tecnica, le conoscenze che l'uomo ha sviluppato, che possono essere messe a servizio per difendere il pianeta e i suoi abitanti. Bene, grazie Patrizio.
per questa introduzione che ha proprio il senso della quarta di copertina, qualche spunto per invogliare le persone alla lettura, una lettura che sicuramente consigliamo anche perché è particolarmente consonante con i tempi che stiamo vivendo, non tanto per il titolo, speriamo di no, che non siano gli ultimi giorni del mondo, ma perché la questione del senso ultimo giustamente bisogna porsela. Allora, grazie a Patrizio, grazie ai nostri ascoltatori e ci rivediamo al prossimo appuntamento con Quarta di Copertina.